stati investiti di questo onore un mese fa e il giorno dopo ci siamo dati da fare. Stiamo cominciando a costruire le fondamenta di un bel fabbricato che speriamo che sia degno di questa festa. Stiamo lavorando sodo ogni giorno, io sono onorato e felice di avere una squadra molto molto forte, una squadra fatta di persone per bene, entusiaste e che hanno un solo obiettivo, quello di fare una grande festa per questo paese. E voglio comunicare alcune cose che stiamo facendo, perché è giusto che sia, finché non ci stiamo organizzando per costruire un sito web, un sito Facebook, insomma tutte le cose per cui voi saprete sempre le cose come stanno andando. Vi volevo solo dire questo, che abbiamo già dall'inizio, su input del sindaco, di vedere e di verificare subito la struttura. Ebbene, abbiamo creato un gruppo coordinato dall'ingegnere Antonello Scarfone, con Natale Princi, con Mastro Pasquale Foti e un altro falegname di Palmi che è Mastro Rocco Surace. Quindi un gruppo ristretto, e hanno già verificato la struttura e in settimana si rivedranno. Siamo andati a Gioiataro nella segheria dell'amico Natale Princi, il quale conserva gelosamente da più di 5 anni la legna di quercia, e quindi siamo pronti a tutto, cioè siamo pronti a, se è il caso, rifare la struttura, il cippo così come l'aveva ideato Militano, oppure ristrutturarlo. Sta a loro decidere, sono persone competenti, molto coesi come persone. Poi abbiamo creato un gruppo di lavoro che si sta organizzando a fare un concorso presso le scuole elementari, così prepariamo i bambini a fare questa sfilata dei bambini, dei piccini. Così come abbiamo creato un gruppo di lavoro culturale che è coordinato da Arcangelo Badolati e dalla professoressa Chiara Ortuso, stanno contattando tantissimi giornalisti di fama nazionale, attori di fama nazionale, perché vogliamo che la Varia sia un contenitore dove faccia emergere, no sindaco, l'abbiamo visto in sede di progettazione, l'animo culturale di questa terra. Quindi vi troverete moltissimi dibattiti, incontri di carattere culturale e sociale. E mi piace ricordare che ci sono persone che lavorano all'ombra, io li chiamo uomini ombra, che sono le persone a me ideali, le persone che fanno, che lavorano sodo e non hanno bisogno di nessuna fascia, ce ne sono tantissimi. E vorrei presentarvi la squadra che sta lavorando, io sarò breve. Per esempio, se c'è Marco, si può avvicinare un attimo Marco. Marco Suraci ha un settore che sta cercando di portare avanti con grande intelligenza, con grande professionalità. Stiamo cercando di raccattare, tra virgolette, soldi dappertutto, quindi stiamo partecipando a bandi. E questo ragazzo, questo professionista è un ragazzo eccezionale, tanto è bello che il sindaco indirettamente ha fatto i complimenti, te lo dico io, per come lavora, perché sta collaborando bene con l'amministrazione comunale. E Marco, brevemente, che stai preparando? Dunque, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Il settore di cui mi sto occupando ora in questo primo step, diciamo, prima di arrivare alla programmazione di un calendario di attività di intrattenimento, quindi artistico-culturali, sto andando a capire come poter recuperare più soldi possibile per poter pagare la manifestazione. Quindi stiamo partecipando a bandi del MIBAC, della Regione, quindi vari ministeri. Abbiamo candidato anche la festa della Varia di Palmi come uno dei due beni da presentare da parte del MIBAC in Italia, in Europa, facendola rientrare nel patrimonio culturale europeo 2018, quindi come una delle feste principali che per 4 anni l'Europa promuoverà, insomma, in giro per il mondo. Ottenere un riconoscimento del genere è veramente
difficile, ma noi ci proveremo in tutti i modi. E quindi attorno a questa cosa noi stiamo creando con tutto il gruppo, tutto il direttivo e tutte le persone che collaborano con noi, diciamo, percorsi per poter recuperare quante più risorse economiche per svolgere attività e abbellire questa manifestazione più di quanto già lo sia. Io ringrazio chiaramente chi mi ha dato fiducia, dal sindaco al presidente Saverio Pititto. Ecco, queste sono le attività che stiamo svolgendo. Grazie. E un'altra persona, ecco, questo è il calibro delle persone. Stai, stai. Un altro settore molto importante è quello politico, no? Noi abbiamo affidato questo compito all'ingegnere Antonio Billari, che prego di avvicinarsi, che sta collaborando col sindaco e insieme stanno facendo ammattire la regione Calabria e la città metropolitana, perché bussano continuamente, fanno da spola tra Catanzaro e Reggio. E come stanno andando le cose, Antonio? Guarda, Saverio, con Peppe stiamo facendo squadra, sia con la regione che con la città metropolitana. Sembra che vanno bene le cose, però ci vuole un po' di tempo. Poi in settimana dovremmo andare a Catanzaro con Peppe, eppure con, penso, città metropolitana, la settimana intorno al 15-20 di gennaio. Io penso, sono ottimista, penso pure Peppe sia ottimista in base alle risposte che ci stanno dando. Quindi è solo questione di tempo. Non si vuole sbottonare, ma i soldi li sfuggiranno tranquillamente, no? Perché sono. Grazie Antonio. E poi c'è l'altro settore molto importante, che è ben curato, che è quello che riguarda, diciamo, il motore della varia. Prego il presidente, l'avvocato Francesco Cardone, insieme a Gianluca, se vogliono avvicinarsi. Stanno lavorando molto bene con i ragazzi degli imbuttaturi. Loro, praticamente loro da soli faranno 5-6 manifestazioni, quindi stanno organizzando molto bene. Francesco, ci puoi relazionare? Sì, intanto buongiorno a tutti e buon anno, anche ora non avevo avuto la possibilità di schierare gli auguri. Vi complimento di nuovo per la scelta che è stata fatta dalla tua persona, da parte del sindaco, perché ci conoscevamo da molto tempo, ma non avevo avuto mai modo di verificare ed apprezzare quelle che sono le tue personali capacità e quelle del gruppo che tu gestisci da molti anni, che è la Prometheus, perché quello che è stato realizzato, il merito principale va attribuito sostanzialmente a queste persone che hanno lavorato senza alcuno scopo di lucro. Per quanto mi riguarda, è stato assegnato all'Associazione Imbuttatori, peraltro le cariche nostre sono state rinnovate da pochi giorni, un compito molto delicato, che è quello della gestione in esclusiva della scasata e traino. È una responsabilità che assumiamo a piene mani e ci sono delle novità rivoluzionarie nell'ambito della festa che saranno però rese note soltanto in un momento successivo, perché riteniamo che la fase della scasata e del traino della varia, dovendo scrupolosamente rispettare quella che è la tradizione di questa festa, debba anche salvaguardare l'incolumità di tutti i ragazzi che stanno sotto la struttura. E quindi ci saranno delle novità importanti per la tutela dell'incolumità fisica. E le feste di cui parlava il Presidente sono certamente quelle delle corporazioni che si svolgeranno nei 5 quartieri della città, che saranno poi caratterizzate alle 5 chiese che ciascuna corporazione individua come proprio riferimento. E poi c'è la festa più grande, che dovrebbe celebrarsi il 22 agosto, che è la festa dell'associazione. La novità particolare, quello a cui io personalmente tengo molto, è che la città debba essere colorata a festa non soltanto il giorno della festa della varia, ma speriamo già dal mese di luglio di poter individuare 5 quartieri della città tutti colorati con i colori di ciascuna corporazione. Deve essere una festa che contraddistinguerà palmi e che dovrà non più limitare un periodo temporale di 10 o 15 giorni, ma certamente almeno un mese. Questo potrà far sì che Palmi possa nel tempo crescere, svilupparsi e vedere la festa della varia come riferimento per tutti. Grazie. Sì, grazie Francesco. Il termometro dell'entusiasmo mi interessa. Per quanto mi riguarda sto letteralmente impazzendo, ancora mancano quasi 8-9 mesi, è altissima, la tensione è alta e ogni volta che parlo della festa della varia non è un fatto peraltro singolare, perché qualunque ragazzo che ha scritto la situazione è una cosa che vive sulla propria pelle, viene alla pelle d'oca ogni volta che si parla di questa festa e ancora stiamo soltanto pensando a ciò che si può realizzare. Quindi prova ad immaginare quello che potrà capitare nel periodo storico. Grazie, grazie Francesco. Chiara Ortuso, ti puoi avvicinare un attimo, e Paolo Ventrice, gentilmente.
Volevo un'altra cosa importante. Io, se sono quello che sono a livello di volontariato, se esiste l'associazione Prometheus, io la devo a un uomo a cui tengo molto, un sacerdote che è Don Silvio Mesiti, perché io mi sono cresciuto, per chi non lo sapesse che era Don Silvio, lo possiamo comunicare, mi sono cresciuto nella polisportiva San Nicola, che negli anni 70, ahimè, anni 70-80, era, no, Don Silvio era l'esempio del volontariato, noi facevamo sport ma non solo sport, quindi questo, che cosa poi sarà lui a intervenire, cosa voglio dire con questo? Perché il rapporto tra il comitato varia e la Chiesa si rafforzerà, anzi la festa della varia è una festa cattolica, religiosa, tanto è vero che nel regolamento, no, sindaco, abbiamo messo che per poter essere le melle, apostoli e Padre Eterna devono essere di cultura cattolica. Quindi ci vedremo nei prossimi giorni, caro Don Silvio, faremo grandi cose a livello di Chiesa, e quindi questo lo volevo ribadire. Per quanto riguarda l'aspetto culturale, senza andare a svelare tante cose, come ti stai muovendo, Chiara? Ecco, intanto buongiorno a tutti. Come dicevi tu prima, Saverio, nel senso che stiamo coordinando un po' una serie di attività che prevedono dibattiti, incontri, perché lo diciamo sempre, la varia non deve essere solo un giorno, ma in realtà è una scia di giornate che devono poi condurre a questo evento. Intanto posso dare un'anticipazione, una sola, che è quella di avere Diego Fusaro il 10 agosto, che è un filosofo, visto che insomma io mi occupo principalmente di questo settore, che può sicuramente dare il suo contributo. È un personaggio un po' particolare, anche un po' discusso, sì, persona nota al momento, che sicuramente può parlare di tradizione e quello che rappresenta la varia per noi. Grazie Chiara, l'ultimo componente, no l'ultimo, il primo, che è un componente della Prometheus di rango. Paolo si occuperà dell'organizzazione di tutti gli eventi, perché loro con i fratelli hanno una grande azienda e sono abituati a organizzare, ma soprattutto insieme a Walter Cricri faranno quegli spot. Non so se avete visto lo spot della Rolandi, l'ha fatto questo signore qua. Paolo, come siamo? Buongiorno a tutti, siamo messi che intanto stiamo semplicemente mettendo le prime basi, quindi c'è tanto tempo ancora da fare, tanto lavoro da fare, veniamo da un mondo che non è quello di un'organizzazione di una festa del genere, per cui un po' di tempo ci serve anche per mettere a posto e in ordine le idee. Grazie a Dio questi signori o ragazzi, qualcuno ragazzo, qualcuno signore, si stanno rivelando una squadra incredibile, davvero, davvero incredibile, quindi i presupposti ci sono, vedremo nel corso dei mesi quello che riusciremo a fare. Grazie Paolo, saluto Mimmo Bagalà, il nostro RUP, se si vuole avvicinare, il nostro RUP di riferimento, sindaco, se c'è, non so. Quasi finito, però mi piace essere squadra. Da soli non si va a nessuna parte, quindi i sogni si realizzano con la squadra. Grazie Mimmo. Grazie Mimmo. Una giornata, Don Silvio, la dedicheremo ai meno fortunati. Sarà una giornata a cui darò tutta la mia forza, le mie energie. Sarà la giornata della solidarietà. Se viene un attimino Maria Netta, che sarà la direttrice, la coordinatrice di queste giornate, insieme alle altre associazioni del nostro paese. Quindi noi abbiamo intenzione di organizzare dobbiamo tra virgolette sfruttare la varia per mettere in evidenza tante problematiche che esistono nella gente, anche tante problematiche oggettive. Per cui non sarà una giornata di piagnisteo, siccome la varia è di tutti e per tutti, anche quel giorno sarà la varia dei meno fortunati. E faremo ora Maria, ti stai operando, so che sei arrivata a livello nazionale già. Buongiorno a tutti, grazie al Presidente Saverio Pititto per la fiducia. Noi abbiamo già buttato delle idee con Saverio per la giornata della solidarietà per le persone meno fortunate, non solo per i malati di cancro, ma per la disabilità in genere. Insieme organizzeremo questa giornata, che ancora c'è tanto da lavorare, tanto coinvolgeremo non solo le associazioni palmese, ma anche le associazioni nazionali.
Grazie. Non ti puoi sbottonare, va bene, dai. Grazie, grazie. Rimani Maria. Quindi ho quasi concluso. Io ho parlato di uomini ombra, quindi donne, uomini ombra. Se c'è la signora Sina Krupi, c'è la signora Sina Krupi, no? La sarta ufficiale della Varia, non... eccola qua. Lo so che l'ho presa da sorpresa. Prenga, venga un attimo. Allora, io ho conosciuto da poco questa signora qua. Ho conosciuto da poco questa signora qua, che giorni, no? Ci siamo conosciuti e vedete le bambole bellissime dietro, dentro la sala, dove sono fatti in miniatura, cucito in mano, tutti gli abiti delle animelle. E l'ha fatta questa signora. Questa signora qua è la sarta ufficiale della Varia. È il tipico esempio di quello che voglio come collaboratore, in silenzio, che lavora senza fascia. Vero, signora? Senza faccia, sì, grazie, gentilissimo. Dica qualcosa, dai. No, sono qua presente, quindi ho detto tutto, grazie. Grazie, Tina, grazie. Bene, adesso prima di passare la parola al sindaco, volevo parlare un po' della sede. Ringrazio il sindaco per averci concesso questa bellissima sede. Abbiamo lavorato, praticamente la ristrutturazione e spese non sono state a carico del comitato né del comune, sono state totalmente a carico dell'associazione di cui mi onoro di appartenere, che è da Prometheus. Quindi, caro sindaco, costo zero già con la sede. E quindi volevo ringraziare gli elettricisti che hanno lavorato, Carmelo Rizzitano, Colicchia, Tonino, mi metto con qualcuno, tantissime persone, ma soprattutto un uomo. Permettete di dire che è un cittadino modello, devi inventarti qualcosa, sindaco. E il nostro grande gigante, Nino Genovese. Nino, vieni, vieni. Non ti faccio parlare, non ti faccio. Nino Genovese è il cittadino ideale. Ha lavorato 10 ore su... Quanto, 20, ha lavorato 20 ore? Dalla mattina alla sera, dalle 8. Va bene, grazie. E quindi adesso vi ringrazio per la pazienza e se prego le famiglie storiche di avvicinarsi tutte raggruppate, perché poi dopo Don Silvio taglieremo il nastro. Ecco, vicino alla macchina delle là. Ecco, sì. Sindaco. Grazie Saverio, buongiorno a te, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Seppur in condizioni di salute non ottimali, però ci tenevo davvero ad essere con voi quest'oggi, perché è uno step, una ulteriore tappa importante nel percorso che ci vedrà nell'agosto 2019-25 a celebrare quella che, come è stato già detto e ribattezzato più volte, sarà davvero la festa di tutti, la Varia di tutti. E devo dire che ad esempio la presenza delle famiglie storiche, cosiddette, ma in senso buono, per far capire il valore e l'importanza che hanno avuto nel corso degli anni per la festa, nella festa, è sintomatico del fatto che già il direttivo ha recepito bene quelle che erano le direttive che nella totale armonia ci siamo dati, quei famosi paletti, quelle famose prescrizioni che insieme abbiamo stabilito. E devo dire che oggi più che ieri, più che qualche settimana fa, quando sono stati nominati ufficialmente, sono convinto della scelta, perché come tutti noi abbiamo modo di appurare man mano che passa il tempo, ci sono tutte le competenze, tutte le professionalità, sia umane sia appunto dal punto di vista tecnico, per davvero approcciarci ad una festa che vorrà davvero essere di tutti e per tutta la città. Ci sono tutti gli ingredienti. Vedete, la cosa che spesso mi rimproverano anche i miei, tra virgolette, i miei consiglieri, i miei assessori, dicono: ma noi non siamo informati, non sappiamo cosa sta facendo il comitato, il direttivo, tienici aggiornati. La risposta che io do è quella che ho dato un tempo: la Varia è di tutti. Gli amministratori, i miei amministratori, gli amministratori delle città, prima ancora che essere amministratori, sono cittadini, quindi loro, come chiunque altro, è liberissimo di venire a bussare, aprire e dare un contributo liberamente per la festa, per la buona riuscita della festa. Ecco, io credo che ci siano tutti gli ingredienti, tutte le condizioni umane per fare davvero una grande festa e per far tornare la festa a quella che era una volta. Abbiamo più volte parlato di tradizioni, più volte parlato di antichi valori. Credo che siamo davvero sulla buona strada perché tutto ciò si possa realizzare, quindi andiamo avanti, non indietreggiamo, non veniamo meno a quelli che sono i paletti e gli obiettivi soprattutto che ci siamo dati, perché la città è con noi, ci crede, al di là delle strumentalizzazioni, quindi andiamo avanti e buona Varia a tutti voi.
il fatto che stamattina si è in piazza, perché no, dobbiamo uscire fuori per coinvolgere quanto più gente possibile. Io credo che la manifestazione della Varia sia un fatto importantissimo per Palmi, per il fatto che aggrega tutte le categorie di persone. Ma se il popolo non funziona, non funziona la Varia, c'è niente da fare. Ma direi che è una realtà che viene perpetuata nel tempo e che si perfeziona sempre di più. Come facciamo a non ringraziare tutti coloro che hanno curato questa manifestazione nel passato? Ma veramente con tanta stima, con tanto affetto, credo che ognuno abbia un senso, un significato e abbia un valore, se oggi ancora questa manifestazione esiste e sussiste ancora. Non faccio nomi perché rischierei di dimenticarne qualcuno, ma guardate che ritengo che tutti quei personaggi pieni di cultura hanno avuto la capacità di coinvolgere un pochino tutti. E quindi se non c'è una manifestazione del popolo, direi che il tutto diventa molto parziale e relativo. Quindi pensiamo un attimo a tutti quelli che ci hanno preceduto. Per quello che riguarda il significato e il valore, io sottolineo due realtà. La prima realtà, ed è quello che da anni stiamo ripetendo, e credo che questo sia entrato veramente nel cuore di tutti i palmesi anche nel passato, che non c'è Varia se non c'è la Madonna della Lettera. Questo deve essere molto chiaro, cioè la festa è della Madonna della Lettera e della Varia, non della Varia e della Madonna della Lettera. E questo voi sapete benissimo quanto progresso è stato fatto, visto e considerato che la festa della Madonna della Lettera non si fa solamente quando c'è la Varia, ma tutti gli anni si fa la festa della Madonna della Lettera. Ed è saggio, Saverio mi ha chiesto l'immagine della Madonna della Lettera che, come voi vedete, precipua patrona Civitatis Palmarum, lo vedete espresso, c'è la Madonna della Lettera che troneggia là e tutti quanti la guardano, la vedono e credo che sia una cosa bella. Io sono convinto che c'è bisogno della Varia, che secondo me è un'espressione della partecipazione di tutto il popolo, di tutto il popolo. E Saverio parlava di volontariato. Volontariato significa che ognuno ha un suo ruolo, che ognuno ha un suo posto e bisogna cercare di crearli, questi posti, perché ognuno possa partecipare e nello stesso tempo di mettercela tutta perché ognuno dia il meglio di se stesso. Naturalmente la festa della Madonna della Lettera ha una valenza civile, penso che sia uscita fuori dai confini di Palmi con l'UNESCO, con tante altre cose, attira un sacco di gente, non solo del territorio, ma anche attraverso i servizi televisivi che sono stati fatti un po' dappertutto. E questa è una valenza importante dal punto di vista sociale, culturale, perché è una testimonianza bella. Dal punto di vista religioso, il popolo di Dio sarà a celebrare la festa della Madonna della Lettera, difatti, così come c'è un comitato che si interessa saggiamente di quelli che sono gli aspetti di cui stamattina è stato parlato e che stanno realizzando progetti veramente meritori, e anche per quello che riguarda la Madonna della Lettera ci sarà il Consiglio Pastorale Cittadino, ci sarà il Consiglio Pastorale che è espressione di tutto il popolo di Dio e di tutta la comunità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso possiamo inaugurare. Grazie Monsignore. Il nostro è un grande paese, però ha dei, come tutte le cose, ha dei difetti. Uno dei difetti è quello di dimenticare i propri uomini, gli uomini del passato che hanno dato, Don Silvio. Questo paese dimentica spesso. E ci sono stati grandi uomini di Varia che hanno lavorato e hanno dato l'anima per questa Varia. E noi abbiamo dedicato una parete a questi grandi uomini. E qua ci sono le famiglie che taglieranno il nastro, come una simbologia importante. Volevo ricordare Saffioti Giuseppe, detto Gisa. Saffioti Amedeo. Militano Giuseppe. Rocco Isola. Franco Tigano.
Ciccio Conte. Questi sono stati veramente grandi uomini del passato. Adesso la signora Mema Bagalà vuole leggere qualcosina, la cosa la tagliamo dopo. Però prima volevo ricordare, ho visto Antonella, puoi venire un secondo, scusa, sì, e ho visto pure la dottoressa Nardi, se si può avvicinare un attimo, e lo stato di cose, come vi state proponendo? No, mi rifaccio a quello che già hai detto tu, Saverio, stiamo facendo un ottimo lavoro, la squadra è buona, è in parte collaudata e i nuovi innesti stanno, diciamo, inserendo perfettamente, sono felicissimo di questa impostazione, ringrazio il sindaco e ringrazio il presidente, faremo sicuramente un buon lavoro, grazie, è un onore per me essere qui. Per noi, Antonello. La dottoressa Nardi, sapete la, che ha fatto per questa varia, quindi è giusto che qualche parola spenda questo accenno. Sicuramente qualche, buongiorno a tutti, insomma, bella piazza, mi piace che questo quadrante sia di nuovo pieno di persone. La varia di Palmi è questa cosa qui, è patrimonio dell'umanità, è patrimonio della gente di Palmi e poi del resto del mondo. E allora questa cosa noi ce la dobbiamo ricordare quando realizziamo una festa come questa. Ognuno di noi dà un apporto, la varia non è la mia o di Saverio Pitto o di Massimiliano Isola, che sto vedendo lì, o di ognuno di noi, ma di tutti quanti noi come comunità. Io mi auguro che questa edizione della festa sia un'edizione armoniosa, serena, in cui ci sia lo spazio veramente per tutti e mi auguro che sia un'edizione condivisa. Condivisa vuol dire che tutti siedono allo stesso tavolo, con la stessa armonia, con la stessa serenità, per fare di questa varia una varia importante, una festa che sia all'altezza delle altre feste della rete delle grandi macchine a spalla italiane, che voglio ricordare a tutti, è il riconoscimento più importante al mondo, quindi un'assunzione di responsabilità per tutti noi. Il gruppo UNESCO ovviamente ci sarà, come c'è sempre stato, l'attività che svolgerà il gruppo UNESCO sicuramente la farà in sinergia con il Comitato Varia, quindi con Saverio Petitto che è il presidente di questo Comitato Varia, che è organo del Comune, quindi con il signor Sindaco. I nostri soggetti di riferimento sono i soggetti ministeriali, sono tante le attività che faremo anche per la città di Palmi nel prossimo anno, quindi viva la varia e tanti auguri a tutti. Grazie dottoressa, allora vuole leggere qualcosa a me, ma prego. A questo punto io vorrei ricordare soprattutto alla generazione nuova, cioè la figura di Giuseppe Melitani. Cioè praticamente che è stato l'ideatore, costruttore della varia meccanica. Quindi vi leggo qualcosa perché poi cioè, praticamente devono le generazioni nuove devono sapere qualcosa della sua vita. Quindi un gentiluomo di altri tempi qual era, distinto, raffinato, simbolo identitario dell'antico nobile paese di Palmi. Grande lavoratore, possidente di particolari macchinari industriali per i quali nel 1916 è stato premiato a carattere nazionale con una medaglia di merito. Era un uomo che riuscì a spingersi oltre il comune uso delle sue capacità, attingendo più in profondità delle sue risorse. Fin da piccolo ha avuto una passione ed una predisposizione per le attività manuali e grazie alle sue capacità creative riusciva sempre a realizzare i suoi obiettivi. Egli era colui che sapeva inventare, costruire e rendere unici prodotti, congiungendo arte, mestiere, qualità e ingegno. A soli 34 anni il suo talento artistico e inventivo lo portò all'invenzione e poi costruzione della macchina innestatrice dei vigneti, cioè le cesoie, che presentò una relazione accompagnata dal prototipo alla prima esposizione campionaria della città di Roma. Ahimè, alla voce cesoie la storia della tecnica inventiva associava il nome di un tedesco riconosciuto inventore. Il furbo tedesco ha saputo sfruttare la novità brevettando la macchina per primo, impadronendosi dei diritti d'autore. Unica consolazione per Giuseppe Melitani è stato il suo trionfo morale riconosciuto e premiato nel 1899 con la consegna di una medaglia d'oro e un titolo di onorificenza. Egli si dedicò alla ricerca, si documentò sulla storia antica della varia dove vide l'unione tra arte e fede.
pensò di realizzare con proprie idee un progetto unico e ambizioso, costruire la sua varia, la varia meccanica. Raffigurò nella sua mente una struttura imponente con particolari movimenti rotatori, mantenendo il significato dell'espressione di fede. Il suo obiettivo era quello di entrare nell'animo di una festa popolare riproponendolo in maniera personale. Con grande professionalità e ispirazione diede un gusto positivamente scenografico e spettacolare alla sua opera. Con un soffio di vitalità animò e rese viva la materia inerte. Egli costruì un prototipo alto 2 metri e lo presentò in prefettura, dove tecnici e ingegneri sbalorditi di quell'opera convalidarono alla perfezione la genialità dell'invenzione. Era l'anno 1900, finalmente l'opera di Militano poteva considerarsi compiuta. È stato necessario che l'inventore scendesse in campo con la sua competenza e autorevolezza, mettendosi personalmente in gioco per diffondere coinvolgimento e fiducia e persuasione. Oggi, dopo 119 anni, la varia di Giuseppe Militano è ancora viva nella memoria popolare e continua a sfidare i secoli nonostante il disordine della modernità e l'usura del tempo. Da un semplice atto d'amore, Giuseppe Militano ha lasciato alla sua terra un regalo prezioso e inestimabile che ha reso la festa patrimonio immateriale dell'umanità. Grazie. Non voglio, io insisto, gli anni passano, mi sento sempre più giovane, ma non lo sono. Non avendo gli occhiali ho dimenticato 2 nomi importantissimi e chiedo perdono. Anzi, per farmi perdonare, una delle due, dai, farò dire, ho dimenticato, voglio bene alla vostra, e Domenico Ferraro, il professore Ferraro e Mario Paganà. Se una delle due viene mi faccio perdonare subito. Non voglio mettere gli occhiali, quindi voglio sempre, scusami. Buongiorno, grazie a tutti. Sono felicissima di questo momento. So che il dottore Petitto è una persona veramente in gamba, anche perché ho avuto un'esperienza personale con lui. Quando ho fatto parte del comitato della varia dell'amministrazione Gaudio, sì. Volevo solo ricordare le parole che diceva mio padre, che ha scritto nei suoi libri: la varia è una festa religiosa che unisce tutto il paese, anche perché che unisce nella fede, perché la varia rappresenta l'assunzione di Maria al cielo, che è un dogma di fede proclamato da Papa Pio XII nel 1950, e tutti dobbiamo essere uniti, e la varia deve essere fatta a livello volontario, tutto a livello di volontariato. Se mancano lo spirito di fede e l'unità, rimane solo una rappresentazione goliardica, e deve essere un esempio, è solo un esempio di come tutti uniti possiamo lavorare per il nostro paese, un esempio soprattutto per i giovani. Non deve finire solo quando finisce la varia, le energie di questi giovani devono essere incanalati per il bene del paese. Grazie a tutti. Allora cominciamo, pregherei Giovanni Calabria con Giovanni Calabria e Bruno, il maresciallo Bruno. Giovanni Calabria è il settore con i rapporti con Don Silvio. Vieni Fabio. Mentre Fabio sarà nominato delegato con la varia di Messina, quindi, perché lui fa parte anche del comitato di Messina, quindi se mi mettete là. Allora, le famiglie, allora prima del taglio del nastro, permettetemi di fare aprire la nostra etichetta, no? Ufficiale, a Nino Genovese. Nino, se puoi scoprire la cosa. Una cosa, io quando faccio gli interventi parlo sempre del futuro, mai del passato, però è inconcepibile che per un anno e mezzo questa insegna era rotta. Questo è inconcepibile. Vai Nino. Poi insieme a questo chiaramente ci sono le altre cose che abbiamo così. Prego. Prendetevi il... avvicinatevi tutti insieme. Il secondello si vuole mettere di là così. Sì, infatti. Così. Avanti, dai, avanti la tua squadra.
Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, manda i tuoi santi angeli a santificare, custodire, proteggere e difendere tutti coloro che visiteranno questa casa al servizio della Maria e della Madonna della Lettera. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e consentitemi di dire adesso grazie a Saverio. Grazie. Per il momento no.